Il Teramo ha deciso di puntare sui giovani per il campionato che è appena iniziato, per la verità non nel migliore dei modi sotto il profilo del risultato contro la Virtus Entella. La società ha scelto la linea del rinnovamento in un contesto di squadra che presenta un mix di giovani interessanti e giocatori più esperti che dovranno assicurare esperienza e sicurezza al gruppo, come i confermati Mungo e Arrigoni e il nuovo attaccante Bernardotto. Il DS Carlo Musa, nonostante giovane, si è mosso molto bene sul mercato, coordinandosi nelle scelte con il tecnico Guidi e il presidente Franco Iachini, e ha promesso che sarà un Teramo giovane ma ambizioso, che dovrà puntare sulla valorizzazione dei talenti e cercare di dare spettacolo e far divertire il pubblico. Nella maggior parte delle gare, Guidi punterà a schierare tre under tra i titolari. I più indiziati sono Trasciani, Piacentini, Rillo e Viero, ma occhio agli ultimi arrivati, Montaperto, Buà, Ndreccia e Didio. Domenica al Bonolis esordio per i biancorossi contro il Siena, una squadra forte che punta ad un campionato importante. Il Diavolo vuole però prontamente riscattare la sconfitta di Chiavari. Si stanno monitorando le condizioni fisiche non ancora ottimali di Kyere Mateng, alle prese con un trauma distorsivo al collo piede destro. Se il giocatore non dovesse farcela per domenica, ci potrebbe essere l'esordio dal primo minuto del 25enne Simone Rosso sull'out sinistro del trio offensivo. Rosso ha sottoscritto un contratto annuale e ha dichiarato di essere contento di questa nuova destinazione e si aspetta di disputare un campionato all'altezza delle sue aspettative. Una curiosità, sarà un arbitro donna a dirigere domenica Teramo Siena, Maria Sole Caputi, 31enne della sezione di Livorno.